Ciao ragazzi, prima di guardare il seguente video, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati e iscrivetevi al canale seguendo i relativi contenuti. Buona visione! Harry Potter! Ciao ragazzi, qui dal vostro SG98. Allora, come stiamo? Come stiamo? Bene, bene, bene. Oggi recensione su Harry Potter Saga. Harry Potter, Harry Potter. Oh, finalmente possiamo parlare del maghietto più famoso del mondo. Oh, finalmente. Allora, Harry Potter. Non ho mai parlato così apertamente sul mio canale del maghetto più famoso del mondo. Per dei semplici motivi che, diciamo, Harry Potter è stata la mia infanzia, quindi diciamo che ero legato molto al personaggio, ok? Ma poi negli ultimi tempi, come sapete, bisogna anche aprirsi ad altre cose, no? Io considero la saga di Harry Potter una di quelle saghe che è partita benissimo e poi è andata a calare giù 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 giù, giù proprio sotto un ponte. Ovviamente con i film di David Yates e anche di Mike Newell, che io onestamente ho adorato il quarto capitolo, però sinceramente solo tra lo scontro finale tra Harry e Voldemort. Davvero magistrale, ovviamente per il tipo di film. È una saga che nasce dalla penna della scrittrice J.K. Rowling nel 97. I primi due film sono diretti da Chris Columbus, che è un regista veramente fantastico d'autore. E infatti Chris Columbus è riuscito a portare nelle due pellicole di Harry Potter la magia del Natale, quasi quella magia proprio vera, no? Che ti viene voglia di guardare il film proprio a Natale. Questa secondo me è una delle riuscite del regista. Successivamente, David Yates ha preso tutto quello di buono creato dai registi precedenti, sì, è riuscito a trasformarlo in prodotto suo, però non creando nulla di così sensato. Io ho apprezzato la prima parte del settimo capitolo dei Doni da Morte, la seconda no, perché tu non puoi uccidermi Voldemort con i coriandoli. Cioè, Voldemort con i coriandoli. No, veramente, io so che posso essere uno che rompe le scatole e adesso uno di voi mi dirà: ma come sei pesante SG98, su, ma Harry Potter, su, una saga ultra commerciale. Ebbene, conosco film commerciali veramente che hanno una storia e un significato che sono molto più profondi di quest'ultimo. Per esempio, Un ponte per Terabitia, che avevo fatto a recensione in collaborazione con il mio amico Matteo Tamborrino. Quel film è stato un po' passato in sordina perché la fortuna di Harry Potter è quella proprio che dopo il 2011 la saga ha preso ancora più una potenza ultra commerciale che continua adesso tramite i film ridicoli di David Yates dedicati ad animali fantastici. Avevo visto il primo, ma proprio non l'avevo neanche cioè l'avevo visto così di fretta e al primo frame che ho visto ho detto no, 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 qui non ci siamo proprio. E cos'è che ha reso la saga di Harry Potter così celebre? Ritorniamo ai primi due capitoli. I primi due capitoli sono stati quelli che hanno fatto da ponte al lavoro successivo, ovviamente, degli altri episodi, perché le tematiche sono oscure, cioè piano piano dal terzo capitolo in poi diventano più oscure, però si incomincia già a vedere dei giovani attori esordienti, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, a interpretare dei ruoli fantastici, no? Dei personaggi stravaganti. E
E questo soprattutto è per le mani direttive di Chris Columbus, che ha diretto le varie sequenze, le varie inquadrature con vera maestria. E questo lo si deve anche a Alfonso Cuarón, che ha creato tantissimi effetti digitali, tra cui Fiero Becco, che l'ho apprezzato moltissimo. E davvero, e nel Prigioniero di Azkaban c'è una sequenza che secondo me è tra le più belle mai create nella saga di Harry Potter, quella in cui lui vola con Fiero Becco. Hagrid dice: Harry Potter, vai a fare un giretto. E Harry è un po' emozionato. E poi dopo c'è quel urlo incredibile quando Harry Potter vola con Fiero Becco, con quella bellissima colonna sonora di sottofondo creata da John Williams, che è veramente stratosferica. Davvero, ragazzi, è unico. Di emozioni così nei film successivi, sì, ce ne sono state, però così poche. Sì, va bene la battaglia finale con Lord Voldemort. A me ha fatto abbastanza storcere il naso, ma so anche altri volti di noi. Soprattutto perché David Yates io lo considero un regista che prende il buono degli altri, lo sfrutta come ovviamente lui deve sfruttare. Però ovviamente non è che è solo lui che sfrutta il tutto, no? Ci sono anche le altre case di produzioni. Parliamo di trasposizione. Allora, io non ho letto tutti i libri di Harry Potter, ne ho letti alcuni. E sinceramente non sono uno di quelli che dice: ma i libri di Harry Potter sono più belli perché hanno una storia molto più interessante. Perché considero la trasposizione cinematografica e ovviamente qualcosa che è diverso, nel senso, tu puoi ovviamente farmi la trasposizione cinematografica più bella del mondo, ma comunque se non sei un regista che ne è capace, alla fine viene un brodolone, come ha fatto per esempio David Yates. E soprattutto è impossibile mettere tutto quello che c'è nel libro. Detta parte, le scenografie che sono state create per il film sono intense e soprattutto quelle dei primi due film sono veramente richiamano l'atmosfera natalizia. Quindi Harry Potter è una di quelle saghe fantasy che ha avuto un successone perché si è proclamata come una novità, ma non è tra le migliori di certo. È diciamo per famiglie e appunto, e si può dire creata per coinvolgere lo spettatore medio, quello che secondo me sta incominciando a stancare del franchise di Harry Potter, è il dover continuare per forza a creare film in quel contesto. Cioè, cosa mi riferisco? Soprattutto nella saga di Animali Fantastici che sta continuando il suo cammino. Quello che secondo me non funziona è proprio la sceneggiatura. Quanto mi riferisco al primo film che avevo visto negli Animali Fantastici, riguardante appunto il tema di troviamo gli animali, sai che roba, storiellina veramente bizzarra. Quindi c'è questa voglia di ricalcare subito il successo. Certo, bisogna battere il ferro finché è caldo, giustamente. Però ormai la J.K. Rowling ha venduto il suo prodotto e secondo me non si rende più conto che la storia ormai è finita e credo che anche lei ne sia consapevole, ma ormai credo che si sia fatta prendere dalla mano e ha detto: vabbè, dai, continuiamo a creare libri e videogiochi e quant'altro finché il ferro è caldo, anche per creare dibattiti insopportabili, appunto, tanto per fare scalpore. Quindi, in poche parole, io considero i migliori film di Harry Potter il primo, il secondo, il terzo capitolo della saga perché sono quelli meglio trasposti e soprattutto quelli che hanno una maggior crescita dei personaggi principali. Il quinto capitolo proprio no, non ci siamo proprio perché lasciando stare la trasposizione che come ho detto prima è impossibile raggruppare il libro. Proprio io ho letto il quinto libro, almeno quello ho letto, yeah. E posso veramente dire che David Yates, secondo me, ma anche gli altri produttori, non solo lui ovviamente, hanno voluto fare delle scelte che sono state ridicole, secondo me. Hanno scelto delle sequenze che non c'entrano nulla, cioè tu mi vuoi fare vedere Hogwarts ai ragazzi, ok, va bene, quello ci sta. Però il succo dov'è? Soprattutto nel Principe Mezzosangue, che è il film che odio di più di tutta la saga. È stato veramente. Io veramente quando l'ho visto al cinema, ottimo film di intrattenimento, però
crea dei buchi di sottofondo impressionanti. David Gates aveva anche progettato la sequenza dei funerali di Albert Silente, e perché non l'ha messa? Proprio non. Il mondo dei produttori, secondo me, è così. Lui ha voluto più giocare al facile, no? Ha detto, ma sì, dai, mettiamo un po' di sequenze, sbaciucchiamenti di qua, sbaciucchiamenti di là. E poi mettiamolo, ah, io sono principe del tuo sangue, e Piton che se ne va così. Ok, va bene. Questa è una sua scelta, ben venga. Ma per quanto riguarda sottoscritto, non ha fatto un buon gioco. Poi si è ripreso negli ultimi due film, sì. Nella seconda parte più o meno, perché fino a un certo punto della trama il tutto scorre davvero splendidamente fino alla morte del principe. Poi la battaglia finale, dai, proprio si poteva farla durare qualche minuto più. Secondo me proprio lì è stata scelta una scelta dalla casa di produzione, ha detto ma sì, finiamolo proprio così. Quindi Harry Potter è una saga che fa ancora discutere e farà sicuramente discutere anche in futuro, un po' come anche Hunger Games, perché adesso Hunger Games non lo caga più nessuno. Io veramente vi giuro, ragazzi, non sento più nessuno che parla di Hunger Games. No, veramente. Anche quando sono all'università, proprio. Boh. Non lo so, anche quando sono in giro. Vedete, è veramente il marketing che riesce a sostenere i pilastri di un'intera opera, no? E quindi è questo ormai quello che secondo me fa girare le voci. Poi vabbè, Harry Potter è stato anche tra le prime saghe fantasy per ragazzi ad essere tra le più di spessore, nel senso che si è creato una catena dopo l'altra e appunto ha creato nei ragazzi una. Perché il target è stato quello proprio dei ragazzi, no? Quindi i produttori avranno pensato, perché come sapete J.K. Rowling ha scritto i libri contemporaneamente all'uscita dei film, e quindi questo ha permesso alle case di produzione di ovviamente di scegliere il cast di tre giovani ragazzi, perché appunto la trama alla fine si concentra su un'unica entità, poi gli altri personaggi sono tutti di contorno, e quindi è un po' come Star Wars. Ma io considero Star Wars una vetta irraggiungibile per Harry Potter, perché appunto questo è un prodotto che è unicamente a scopo per ragazzi, però secondo me è, diciamo, un prodotto che si distingue per quello che ha all'interno. Quindi una saga di 7 capitoli. Ora io comprendo tutti gli sforzi di produzione, eccetera, perché adesso io sto parlando a livello proprio più in generale, perché ovviamente ce ne sarebbe di cose da dire. Quando sei a capo di un progetto così enorme è facile che le cose ti sfuggano. E questo secondo me è quello che è successo a David Yates. Lui non è riuscito a prendere l'anima dei libri dal quinto in poi di Harry Potter e riuscire a creare una sua identità. Quindi però dobbiamo specificare che i primi quattro registi di Harry Potter sono stati veramente unici e hanno avuto uno stile che li differenzia. Alfonso Cuarón per le sue entrate magiche, per le feste natalizie, per insomma quell'aurea magica, ma che ti fa pensare, wow, ma questo è veramente un film che mi viene voglia di guardarlo quando sono rinchiuso, quando sono al buio, no? Che mi trasmette una sensazione di mistero, ecco, questi per i primi due film. Poi c'è il terzo film che riguarda la crescita dei protagonisti, e poi appunto il quarto film, nonostante abbia le sue debolezze, insomma, i suoi mille casini, anche dato dal regista del film e del produttore, che ha delle scelte veramente interessanti. Per me Harry Potter è finito dal settimo capitolo in poi. Tutto quello che è avvenuto dopo lo considero ormai come un fenomeno ultracommerciale che vuole battere il ferro finché è caldo. E questo me l'ha fatto capire dalla uscita di non solo degli ultimi film che sono ambientati nell'universo di Harry Potter, ma anche con l'uscita di quel mappazzone teatrale di Harry Potter, e quindi Harry Potter ha incantato la generazione e ne incanterà anche molte altre. Per me Harry Potter ha dato tutto. Sono ben contento di aver vissuto la
mia infanzia con i primi film di Harry Potter che ritengo i migliori. È uno di quei fantasy per ragazzi, tranquillo, no? Che ha una storia tutta sua, come per l'appunto gli altri fantasy. Il mio fantasy preferito è quello per l'appunto di Guillermo del Toro, Il labirinto del fauno, che proprio lo considero uno dei migliori fantasy perché riesce a mischiare la realtà con la fantasia. In Harry Potter c'è, ma in modo molto più bambinesco, con dei temi oscuri, però appunto ultra commerciali, insomma, non d'autore. Bene, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della mia recensione riguardante Harry Potter saga. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video del vostro Simile 28. Ciao ragazzi, alla prossima.